Salve, io sono Dario e mi piace intagliare cose dal legno, che poi carico nell'internet. Come state, carvatori? Tutto bene? Io in questo ultimo periodo sono un po' incasinato da mille progetti, ma l'intaglio non lo mollo. Anzi, la mia missione di propagazione di quest'arte continua a pieno ritmo. Infatti, in questo video mi piacerebbe dare qualche nozione base per chi si approccia per la prima volta al mondo dell'intaglio. Ho un'esperienza di 2 anni da autodidatta, quindi credo di permettermi di dare qualche consiglio. A chi si sta avvicinando in questo momento al carving? E visto che in questo periodo, in più di un'occasione, mi è stato chiesto di realizzare un video su questo argomento, beh, eccolo qui. Ci sono molti modi di intagliare il legno. C'è chi usa scalpello e maffetta, chi solo il coltello, oppure il Dremel. Quest'ultimo è il cosiddetto power carving. Io utilizzo prevalentemente sgorbi e coltelli, quindi si può dire che sia una tecnica mista, ma che resta comunque facente parte dell'intaglio classico, senza l'utilizzo di attrezzature elettriche. Apprezzo davvero tanto i lavori di chi usa il Dremel. Si ottengono risultati incredibili. In ogni caso, per come sono fatto io, preferisco le lame. Questo perché nell'intaglio cerco anche relax e contemplazione. Se utilizzassi un trapanino elettrico, tra rumore, polvere e vibrazioni, svanirebbe parte di ciò che per me è importante nell'intaglio. Ma veniamo a noi. Vediamo qualche nozione basilare di come si posa la lama di un coltello sul legno e anche qualche consiglio personale sui coltelli che preferisco. Questi sono due dei miei coltelli, uno medio e uno da sgrezzatura. Quello medio è da 3 cm, mentre quello per la sgrezzatura è 4,5 cm. Secondo me, per partire, è abbastanza avere un solo coltello di una lunghezza massima come questo. Personalmente mi trovo molto più comodo andare ad intagliare con un coltello con il taglio diritto, ovvero con la lama nella parte del tagliente completamente diritta. Ho anche avuto coltelli, o ancora coltelli, con la lama curva sul tagliente, come il Mora 120, che però lo vedo più un coltello prevalentemente da sgrezzatura. Poi a gusto personale, ci sono artisti che con questo coltello riescono a fare dei lavori davvero straordinari, però per come sono fatto io, lama diritta tutta la vita. Il mio consiglio quando ci si avvicina per la prima volta al mondo del carving è quello di non pretendere troppo da se stessi e soprattutto di iniziare a prendere familiarità con l'intaglio nel legno, magari con dei semplici esercizi o semplici tagli che non vogliono per forza andare a creare subito una scultura, perché chiaramente se non siamo in grado di andare a tagliare non possiamo pretendere subito di andare a creare qualcosa che appaghi l'occhio. Ora, questo è un legnaccio che mi hanno spacciato per Tiglio, ma non credo nemmeno che sia Tiglio perché è veramente duro, però vabbè, fa niente. Facciamo un'incisione sullo spigolo e poi gli andiamo incontro dal basso con un taglio. Ecco, praticamente è tutto così l'intaglio del legno. Si fa l'incisione e poi gli si va incontro, asportando il legno in eccesso che non ci serve. All'inizio la cosa difficile sarà quella di riuscire a fare un lavoro pulito, ovvero bisogna cercare di passare meno volte possibile sul taglio che si vuole fare, in maniera tale da non andare a sfrangiare il legno ed avere dei tagli netti. Come vedete, comunque mi aiuto sempre con il pollice sinistro per far forza sulla lama. La destra impugna il manico del coltello, mentre il pollice della mano sinistra va a far forza sulla lama o viene usato come perno per fare leva. Mi stavo dimenticando di dire una cosa importantissima, ovvero che prima di fare questa tipologia di lavorazioni bisogna sempre indossare le protezioni, i guanti antitaglio e non essere mai con l'altra mano o col corpo nella traiettoria della lama quando si taglia. Se vedete che in qualche mio video io non eseguo queste regole, non le seguo, non prendetemi come esempio, anche perché i miei video non sono video tutorial che vi vogliono far vedere come si fa a lavorare, ma sono per lo più ispirazionali, diciamo così. Un altro buon esercizio è quello di andare a cercare di intagliare delle linee sul legno. Come vedete, l'intaglio non è mai diritto, ma la lama affonda sempre leggermente oblique, in maniera tale che il primo taglio poi si vada a incontrare con l'altro. Questa tecnica poi è molto utile per andare a creare l'effetto della barba dei capelli nelle sculture di legno. Comunque è un buon esercizio da fare e da ripetere più volte, fino a quando questo procedimento non viene totalmente naturale. Lo si può ripetere con angolazioni di taglio differenti o cercando di andare a creare solchi più o meno profondi. Mi scuso se in questo video sentite dei rumori di sottofondo, ma purtroppo stanno facendo dei lavori in casa mia e mi risulta impossibile registrare
ecco appunto evitandoli. Metterò qui in descrizione al video una lista di link di attrezzature base per partire con il carving, un po' per tutte le tasche, sia kit che coltelli singoli. Sono tutti prodotti validi, ovviamente i kit offriranno una maggiore versatilità, perché di solito contengono un coltello medio, uno per la sgrezzatura e uno per i dettagli, e quelli più completi hanno anche la coramella con la pelle per mantenere la filatura. Poi magari vi faccio vedere come si utilizza. Per i più pigri come me potrebbero trovare utile anche partire con uno scalpellino a V, magari uno come questo. Sono piuttosto economici e permettono di velocizzare alcuni processi, come quello della creazione dell'effetto della barba e dei capelli che vi ho fatto appena vedere. Con uno scalpellino del genere potete ottenere lo stesso risultato, ma molto più velocemente. Anche qui andiamo a provare l'attrezzo su un legno di scarto per capire un po' come funziona. Bisogna cercare di affondare lo scalpello all'interno del legno, prima verso il basso e dopo verso l'alto per farlo uscire. Se io continuassi soltanto ad andare verso il basso, lo scalpello si impunterebbe. Di solito questi scalpellini sono venduti in kit. Purtroppo la maggior parte degli scalpellini che ci sono all'interno del kit non sono molto utili, però alcuni li trovo davvero interessanti, come queste sgorbiettine. Anche qui vale la regola dello scalpello a V, ovvero che prima si va verso il basso e dopo verso l'alto. Ecco, prima mi sono dimenticato di dire che un taglio ottimale con una sgorbia o con uno scalpello a V non fa mai affondare del tutto la lama all'interno del legno. Ovvero i due spigoli e i lati della lama non devono mai penetrare e affondare nel legno, pena un taglio poco pulito. Ne provo anche una più piccola e solita storia, prima verso il basso e poi verso l'alto. Anche di questa sgorbietta ovviamente lascerò il link in descrizione. Il mio consiglio è proprio quello di giocare con questi attrezzi, un po' così a fantasia sul legno come vi viene. Comunque, per come la vedo io all'inizio, è meglio partire con prodotti economici per capire proprio se ci piace l'intaglio del legno, perché io vedo molti intagliatori consigliare subito dei prodotti costosi professionali dicendo ok, se vi prendete questi siete a posto per sempre, e hanno ragione. Il problema è che se poi voi scoprite che l'intaglio non fa per voi, non vi piace, avete buttato via un sacco di soldi in attrezzatura costosa, che poi cosa fate? La mettete in garage a fare la polvere, non lo so. Oltretutto questi coltelli poi bisogna anche affilarli, e se non li si sa affilare magari si rovinano anche. È meglio fare pratica, secondo me, con coltelli medi che funzionano, quindi ci permettono anche di ottenere dei buoni risultati, però allo stesso tempo se noi andiamo ad utilizzarli da battaglia non ci dispiace. Come promesso, ecco la coramella. Che cos'è la coramella? È uno strumento che serve ad ultimare la filatura oppure a ravvivare il filo mentre stiamo intagliando o prima di ogni lavorazione. Di coramella ce n'è diversi tipi. Solitamente si tratta di una striscia di pelle, può essere a cinghia, volante, oppure come questa incollata su un pezzo di legno. Da un lato si strofina la pasta abrasiva e nell'altro la pelle viene lasciata nuda. Si procede passando la lama prima sulla parte dove c'è la pasta abrasiva, come se stessi affilando il coltello, senza cambiare mai l'inclinazione della lama. Se vi state chiedendo perché indietreggio con la lama uscendo dalla coramella, è per far sì che la lama tocchi sempre la pasta abrasiva, perché come vedete al centro, dove è più chiara, la lama non tocca, ma credo che sia solo una cosa della mia di coramella. In ogni caso questa tecnica è utile per affilare le lame più lunghe, che altrimenti uscirebbero. Di solito io faccio 20 passate per lato, prima dalla parte con la pasta abrasiva appunto, e poi dalla parte con la pelle. Allo stesso modo non cambia niente. In tutto quindi sono 80 passate. 40 da una parte e 40 dall'altra. Vado a testare il filo su un post-it.
e lo testo anche su un pezzo di legno. Il legno che sto utilizzando è pino cembro ed è uno di quelli che vi consiglio per partire, insieme al tiglio. Questi legni sono molto morbidi e infatti sono particolarmente consigliati a chi sta iniziando ad intagliare. Molto bene, se avete qualche domanda a cui potrei rispondere nel prossimo video di questo tipo, scrivetemela qui sotto in un commento. Vi ringrazio per aver guardato e un ringraziamento speciale va a chi ha deciso di supportarmi attivamente iscrivendosi al mio Patreon. Grazie davvero. Ora vi lascerò le immagini dei vostri bei lavori che avete caricato nel nostro server Discord, la Gilda dei Maker. Link Patreon e del server Discord qui sotto in descrizione. Se avete trovato utile questo video, mettete like, iscrivetevi al canale o lasciate un commento qui sotto. Io vi do appuntamento alla prossima qui sul canale dell'Alchimista. Ciao!